Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, ci ritroviamo anche in questo venerdì per vivere un momento intenso di preghiera sotto la croce. Fra poco accoglieremo in mezzo a noi il crocifisso, segno dell'amore infinito del Padre, che per l'obbedienza del Figlio suo ha redento il mondo. Con il sacrificio di Cristo, la croce diventa modello d'amore, un modello che ci misura, misura le nostre azioni, i nostri propositi, il nostro cammino di sequela, la qualità della nostra risposta alla chiamata di Dio. La croce, nella scelta della sequela Cristi, diventa scuola, educa l'esperienza dell'amore vero. Portare la nostra croce dietro a Gesù significa imparare ad amare come Lui ama, affrontando e sopportando, quando il cammino lo richiede, anche le difficoltà e le sofferenze. Guardando all'esperienza di Padre Pio crocifisso, insieme con Cristo per il bene delle anime, disponiamo il cuore e la mente per vivere con fede questo momento di preghiera, accogliendo in mezzo a noi il segno della croce, ascoltando la parola di Dio ed elevando al crocifisso la preghiera sincera del cuore. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Croce, tu doni la vita e splendi di gloria immortale. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Oh, albero della vita, che ti tu guidaci verso la meta, o segno potente di grazia. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Tu insegni ogni sapienza,
contempliamo l'amore, da te riceviamo la vita. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore. A gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Non dimenticate le opere del Signore. Non dimenticate le opere del Signore. Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a Lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia, e Dio l'Altissimo il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di Lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Non dimenticate le opere del Signore. Ma Lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Non dimenticate le opere del Signore. Da una lettera di Padre Pio a Padre Benedetto. Ma quando, Padre mio, finirà questo mio esilio? Mi dispiace, ma sono
rassegnato al volere del cielo. Si adempiano pure su di me i divini disegni, purché il nostro caro Gesù ne resti glorificato. In certi momenti l'anima mia soffre assai, e se questo strazio non fosse di tanto in tanto interrotto da qualche momento di tregua, chissà che ne potrebbe essere di me. Sì, Padre mio, questo nostro pietoso Signore, nel più forte della prova, accorre sollecito, e qual padre amoroso che egli è, parmi di racconsolarmi e incoraggiarmi a sempre più correre nella via della croce. Soffro, è vero, ma intanto non mi dolgo, perché Gesù così vuole. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Era il giorno della preparazione, e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Tutti i grandi santi contemplativi nel corso dei secoli hanno sempre raccomandato a chi voleva elevarsi spiritualmente di prediligere sempre la meditazione sulla passione di Gesù. Uno di questi grandi santi è stato San Pio, che esortava i suoi figli spirituali dicendo: non lasciate passare giorno senza fermarvi per un momento a meditare sulla passione di Gesù.
perché attraverso la passione di Gesù, la sua morte e la sua croce, poi la sua resurrezione, noi siamo stati salvati. Tutti i grandi santi hanno rivolto a Gesù crocifisso il loro amore e lunghe ore di contemplazione. Pensiamo al nostro serafico padre San Francesco. Come riportano gli storici, per l'attento meditare a piangere sulla passione di Gesù, ebbe una forte infiammazione agli occhi, tanto da perdere quasi del tutto la vista. E quando quel frate gli dirà: Francesco, Francesco, perché piangi? Lui risponderà: piango perché l'amore non è amato. E mai come oggi, in questi tempi, l'amore crocifisso non è amato. San Pio da Pietrelcina, questo grande santo che è vissuto in questo santuario, in questo convento, piangeva anche lui perché l'amore non è amato. San Francesco per 2 anni ha portato i segni della passione di Gesù. Padre Pio per 50 anni ha grondato sangue dalle sue mani, dal suo costato e dai suoi piedi. Noi abbiamo sentito nel brano del Vangelo che cosa succede, che mentre gli altri due gli spezzarono le gambe, a Gesù no, gli trafissero con una lancia il costato e subito ne uscì sangue ed acqua. Che cosa erano, fratelli miei, questo sangue e quest'acqua? Era l'uno simbolo del battesimo e l'altro dell'Eucaristia. Lavati nel battesimo e saziati dalla Eucaristia. E i grandi santi si tuffavano questo grande oceano di misericordia che è il costato di Cristo. Addirittura Padre Pio nel suo epistolario scrive che il suo cuore e il cuore di Gesù andavano all'unisono, quasi un battito unico. E noi dobbiamo prendere esempio da San Pio da Pietrelcina. Se siamo qui è perché veniamo da questo grande santo, perché questo grande santo ci porta a Gesù e a Gesù crocifisso. Come dice San Paolo: non sono venuto ad annunziarvi il Vangelo con sublimità di parola, ma io vi annunzio Cristo e Cristo crocifisso. Salvezza per tutti noi. E guardiamo noi a colui che è stato trafitto per i nostri peccati. Guardiamo il suo costato, meditiamo le sue piaghe. Da quelle piaghe noi siamo stati guariti e continuamente noi veniamo guariti dalle piaghe di Cristo. Fratelli miei, sapete cosa ci vuole? Ci vuole fede. È quello che oggi manca ai cristiani, la fede. Ci vuole la fede e soprattutto l'umiltà per inginocchiarsi ai piedi del crocifisso e come la Madonna, come le pie donne, come Giovanni e come quel centurione che quando lo viene trafitto dice: veramente costui era figlio di Dio. Ci buttiamo anche noi stasera ai piedi di Gesù per chiedere a Gesù la guarigione dell'anima e del corpo, perché dalle sue piaghe noi siamo stati guariti.
spaventi, chi solo Dio basta. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà che non si difende e si lascia crocifiggere è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, sia Dio, nulla gli manca, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre. Tu sei il volto della bontà e della misericordia. Per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre. Vieni con la tua limpida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo. Vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è rancore e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio, nulla gli manca, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio il prodigo che deve tornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio, nulla gli manca, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Signore Gesù crocifisso, per amore risorto per noi, ti chiediamo questa sera di essere particolarmente vicino e se è nella tua volontà di guarire quanti sono colpiti da varie gravi malattie. Ti preghiamo per Ada in coma, Gaetano, Ilaria, Paolo, Silvana e Vito affetti da tumore, Ilaria e Riccardo colpiti dalla SLA, Sara che soffre di anoressia, Giuseppe che soffre di Parkinson, Antonio con sclerosi multipla, Alfredo, Alessandro, Annalisa, Caterina, Danilo, Edi, Egidio, Enza, Fabrizio, Flavia, Gianfilippo, Giovanna, Giorgio, Giussi, Novelio, Ottavia, Rachele, Rosalia, Rosetta, Sabina, Zoraide. Ti affidiamo tutti coloro che hanno subito o dovranno sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, in particolar modo per Giovanna, 10 anni, e Marcello, 15 anni, Antonio, Giuseppe, Ivan, Lucia, Maria Rosa, Matteo, Nadia e Tommaso. Eleviamo per tutti loro con fiducia e speranza la nostra preghiera e ci affidiamo alla tua misericordia, alla tua volontà, sicuri che solo tu puoi veramente sanare e guarire ogni malattia. Nulla ti spaventi, chi ha Dio, nulla gli manca, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo spante, chi da Dio tiene, nada gli falta, nada ti turbe, nada ti spante, solo Dio basta. Signore Gesù, vero amico dei piccoli, benedici e proteggi tutti i bambini ammalati, in particolare ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per Alessandro, 5 anni, linfoma di Burkitt, Ambra, 2 anni, Angelica, 13 anni, Beatrice, 17 mesi, Benedetta, 18 anni, in coma, Filippo, Maria, 11 anni, Gabriele, 17 anni, Giulia, problema alla vista, Marco, 3 anni, Maria, 8 anni, leucemia, Michele, 3 anni, Miriam, 14 anni, Perla, 2 anni e mezzo, Rosaria, 15 mesi, Salvatore, Vanessa, 8 anni. Questa sera vogliamo affidare alla tua protezione anche i piccoli Anna Pia, Arianna, Emanuela, Ivan, Marianna, Noemi, Rosario, Samuele, Sofia. Dona inoltre tutta la forza necessaria e la tua consolazione ai genitori chiamati ad affrontare insieme ai loro piccoli la difficile prova della malattia e della sofferenza. Spaventi solo Dio.
espante, piena di ossiene, nada li falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Signore Gesù Redentore e Salvatore nostro, conforta e proteggi tutti coloro che si affidano a Te. In particolare, sii vicino con la Tua protezione ad Andrea, Anna, Anna Maria, Caterina e famiglia, Concetta, Daniele, Don Marcello, Don Giuseppe, Don Bairo, Esther, famiglia Cervella, Emusso, Fabio, Fabiola, Gabriele, Giovanna, Giordano, Giordana, Jenny, Lilla, Luca, Luigia, Leonarda e famiglia, Don Luigi e Don Nicola, Matteo, Margherita, Mimmo, Nicola, Sebastiano, Sergio, Simona, Suor Carla e famiglia, Ulrica, Virginia. Te li affidiamo perché con la forza del Tuo Spirito siano saldi nella fede e forti nelle prove della vita. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, a Dio nulla gli manca, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. Nada te turbe, nada te spante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te spante, solo Dios basta. Per un domani migliore, a quanti sono in cerca di un posto di lavoro o che sperimentano la precarietà di un impiego saltuario o il timore di un licenziamento. Ti preghiamo per Alessandro, Alida, Bruno, Claudia, Davide, Enrico, Fabrizio, Fulvia, Franco, Leonardo, Michela, Michele, Paola, Pasquale, Renato, Riccardo, Rosita e Sergio. Illumina inoltre il cammino nel percorso di studio di Alfredo Pio, Antonella, Aurora, Matteo, insieme a quello di tutti gli studenti. Fa che si sentano sostenuti nelle loro scelte ed aiutati con la testimonianza e l'impegno degli adulti ad intravedere prospettive migliori per il loro futuro. Signore Gesù,
per intercessione della tua e nostra Madre Celeste, la Vergine Maria. Accogli le preghiere e le suppliche che innalziamo per tutte quelle coppie di sposi che nutrono il sogno di accogliere il dono dei figli e di realizzare in pienezza il sacramento che li ha costituiti famiglia. In particolare ti preghiamo per Monica e Sergio, per Antonella e Vincenzo, Anna e Francesco, Elisa e Andrea, Giordana e Bruno, Maria e Vincenzo. Ti affidiamo quanti stanno attraversando un periodo difficile in famiglia. In particolare ti preghiamo per Anna e Tommaso, Barbara e Luca, Chiara, Domenico e Rosa, Ida e Roberto, Lucia e Raffaele, della famiglia Ricci Teresa, Roberta e Francesco, Rosaria e Antonio, Rossella e Francesco, Rossella e Giampiero, Simona e Pietro, Alessia, Gelsomina, Ludovico, Michele, Valentina. Accogli insieme a queste intenzioni le suppliche di tutte le famiglie in difficoltà, perché risolvendo le diverse problematiche quotidiane sperimentino nella verità l'essere piccola chiesa domestica, cellula fondamentale del corpo mistico di Cristo e della società umana. Signore Gesù, risanatore di ogni male, ascolta la preghiera di chi ti invoca per ottenere la guarigione della mente e del corpo. Ti affidiamo le intenzioni che ci sono giunte per Alfredo, Carmela, Concetta, Dino, Giovanni, Giuseppina, Grazia, Lavinia, Lucia, Mariella, Matilde, Maurizio, Nicoletta, Salvatore, Silvana, Juanita, Virginia, Liliana, Costantino. Sì, per loro speranza e conforto nella sofferenza, forte di luce per trasfigurare il momento della prova in grazia rigenerante. Avvolgili nel manto della tua misericordia e la tua potente mano li risollevi dalle pene del corpo e dello spirito. Al tuo cuore misericordioso, Signore Gesù, affidiamo le nostre preghiere perché tu possa concedere il dono della fede a quanti non ti conoscono, si rifiutano di alzare il loro sguardo verso di te. Ti chiediamo inoltre di attendere con amore paziente i tanti tuoi figli che hanno abbandonato la tua casa, inseguendo illusioni e raccogliendo delusioni tra le seduzioni del mondo. Ascolta anche le preghiere che ti rivolgiamo per Bernardetta, Domenico, Emma, della famiglia Dionisi, la famiglia Bologna, la famiglia Bertoli Brau, Graziana, Irene, Luigi, Marco, padre Enrico, Sofia, Stefano, Umberto e Vanessa. Continua a bussare insistentemente al loro cuore finché non avranno compreso che solo nel tuo amore acquista un senso la loro esistenza e possono trovare quella felicità autentica che riempie il cuore anche nelle prove della vita. Signore Gesù, che sei datore di ogni bene,
accogli le preghiere di ringraziamento di Ezia, Giuseppe, Miriam, Ventimesi, per il buon esito dell'intervento, e Valentina. Ascolta anche tutte le invocazioni di ringraziamento che ti innalziamo a nome di quanti si sono affidati alle nostre preghiere. Dona loro sempre il tuo aiuto, la tua pace e la tua consolazione. Preghiamo per Claudio da Pietrelcina, Palmina da Benevento, affetta da tumore, Anna da Napoli, per Libera, Emanuela e Pia, e insieme a loro papà Vincenzo piangono la loro mamma recentemente scomparsa. Per lo stesso Vincenzo, ammalato e sottoposto a terapia riabilitativa, per Filomena, operata di tumore e sottoposta a terapia. Per il piccolo Mattias di Buenos Aires, per Augusto di 12 anni di Buenos Aires, che gli hanno diagnosticato una leucemia fulminante. Per il piccolo Isidoro di Corrientes in Argentina, per Monsignor André Stanovic, vescovo di Corrientes, Argentina, recentemente operato di tumore. Monsignor Fernando Gil, vescovo di Salto, Uruguay, anche lui operato di tumori al cervello. Per Lorenzo Danieri, Andrés e famiglia dall'Argentina, per il piccolo Stefano di 5 anni dalla Sardegna, che è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cervello. Padre Gonzalo Fiurego, Argentina, malato di tumore. I piccoli Marzia e Giacomo dal Veneto, fra Massimo, fra Pasquale, Rocco, operato di tumore al cervello. Lorenzo da Desrano, Franca da Brescia, operata al cuore, Caterina da Brescia, operata al seno, Michele degli USA, padre José Carlos Anguilera, Argentina, che vive un momento particolarmente delicato della sua vita presbiterale. Per la piccola Carla di Alcanar, Barcellona, neonata affetta da tumore, che ora sta alquanto meglio, e per Alfonso di Tortosa, per il suo lavoro e salute. Preghiamo per Michele, ricoverato oggi a Bari per un tumore in stato avanzato. Preghiamo per Filippo, Pina, Antonio, Carlo, Marilena, Franca, Antonella. Preghiamo per Pierluigi, Rosella, Elisabetta, Anna Maria e Michele Pio. Preghiamo per Pio, Rosa Pia e Rita. Per Lino, Francesca, Maria Sofia e Cecilia. Per Eugenio, Grazia, Michele e Angela. Preghiamo per Rachelina, Elisa, Francesco D'Affano, Ferdinando, Rodolfo, Michele, Angelo Rizzoli, per Lorenzo, Mariana, Alice, Maria Rino, Gabriella, Giuseppe, Rosana, Matteo, Francesca, Irene e Giovanni, per Alex Gainori, Max e Isabel da Londra, per Stefano, Anna Maria, Verusca, Gianmarco e Ludovica. Preghiamo per Patrizia, Pietro e Franco e in modo particolare per i loro parenti.
Preghiamo per tutti i parenti e in modo particolare per i genitori del piccolo Pietro, per zio Gigi, Assunta, Antonella, Vincenzo, Carolina e Domenico. Mettiamo nel cuore di Gesù tutte le intenzioni, anche quelle più nascoste nel profondo del nostro cuore e di coloro che ci seguono attraverso la televisione. Signore Gesù, tu che hai detto, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ottienici il dono della salute per Alessandro, Barbara, Beatrice, Bruna, Carla, Carmelo, Chiara, Claudio, Daniela, Davide, Don Giuseppe, Emma, Enio, Enza, Ermenergilda, Fiorella, Francesca, Gerarda, Gianni, Giovanna, Giuseppina, Gloria, Grazia, Iole, Lina, Lucia, Luciano, Luisella, Maria Paola, Maria, Mariella, Marco, Margherita, Michele, Nadia, Nazareno, Paola, Pasquale, Pierino, Renato, Rita, Rosalba, Saverio, Silvia, Teresa, Tonio, Vincenzo, Vito, Walter.
Preghiamo. Signore nostro Gesù Cristo, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina, crocifisso insieme con te, ti chiediamo e ti supplichiamo di esaudire tutti quanti questa sera che si sono affidati alle nostre preghiere. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore Padre Santo, che nella croce del tuo Figlio hai posto la sorgente, la causa di ogni grazia e benedizione, assisti con amore noi, tuo popolo e l'intera umanità. Fa che aderendo costantemente in questa vita al mistero della passione, raggiunga la gioia eterna del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen.
la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.